Ho immaginato il Messia in frac, non in Giudea ma nel firmamento. Tetragramma biblico del Tanakh, per i cristiani l'Antico Testamento. Che fine aveva fatto la tunica, con dei fori che pareva un mosaico, secondo la legge talmudica e le metafore in antico aramaico? Nome impronunciabile poiché sacro, si sono perse le vocali in quell'ebraico, corrispondesse al vero questo mio simulacro e vivessi sereno come il vero stoico? Immagino queste quattro consonanti incastonate al posto di inri dai profeti, come spetta a divinità altisonanti, pregate da moderni assorti esegeti. Tradizione cabalistica conosce la vera pronuncia, nota quei rari in forma mistica alla quale il resto del mondo rinuncia. Ed è buffo pensare che in alto i cuori e pure i calici, quattro consonanti per il re dei re, hanno la sequenza di suoni vocalici. Chissà se mi perdonerai per averti nominato invano Elohim oppure Adonai, ma l'ho fatto col cuore in mano. Quello stesso cuore buono che nelle tenebre cercava l'amore, tu che sei anche il re del tuono, perché permetti tutto questo orrore? Io che all'inferno stavo sull'atrio a comporre le mie strane canzoni, non parlarmi del libero arbitrio e dei paradossi delle religioni. E se ti nutri davvero di sofferenza, come recitano nelle omelie, il vero senso dell'esistenza è inebriarsi di insane follie.